saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri, continuano le violenze in Iraq, nuove manifestazioni contro il governo a causa del carovita sono iniziate questa mattina a Kerbala, sud della capitale. Uomini col volto coperto hanno sparato su centinaia di dimostranti, uccidendone almeno 18. Lo ha reso noto un funzionario di Baghdad, citando testimoni presenti sul luogo dell'accaduto. Veniamo in Italia, la politica riflette in queste ore dopo il voto in Umbria, vertice di maggioranza in mattinata a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte ha detto ieri che non ci saranno ricadute sul governo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha affermato invece che l'Italia è bloccata e che bisognerebbe andare al voto. La numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha invitato il capo dello Stato a valutare il nuovo scenario e l'esecutivo a dimettersi. L'alleanza col PD in Umbria non ha funzionato, così il capo politico grillino Luigi Di Maio. Rinnoviamo insieme il governo o traiamone le conseguenze, è stato il monito del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Apertura quasi piatta per la borsa di Milano, l'indice FTSE MIB ha avviato infatti le contrattazioni odierne in lieve rialzo dello 0,03% a 22.702 punti. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.